Buonasera amici di Visio Pachino, siamo in diretta streaming dall'edicola fuori Pachino, l'edicola di San Corrado, creata nel 1950. Da questo punto inizia la maratona verso Noto della popolazione di Pachino. Ogni anno alla vigilia dei festeggiamenti di San Corrado a Noto un bel numero di persone pachinesi vanno in viaggio a piedi fino a Noto per un voto religioso. Stiamo vedendo un numeroso gruppo di persone che si avvicina a questo punto chiamato l'edicola di San Corrado, la nicchietta di San Corrado, da dove inizierà questa lunga processione che durerà circa 4 ore. Le persone sono munite di giubbetti fosforescenti perché la notte è lunga e le macchine possono creare degli incidenti spiacevoli. Vediamo numerose macchine stanno fermando a questa postazione per fare scendere le persone pronte, munite di calze bianche come la tradizione che dura da secoli. I pachinesi da secoli vanno a Noto in questa vigilia di festa di San Corrado, che per noi di Pachino è molto sentita. Vediamo avvicinarsi ancora macchine, si accostano accanto per fare scendere le persone che si avviano. Tra 5 minuti dopo la mezzanotte si parte per Noto. Un gruppo di persone si è avvicinato vicino alla nicchietta di San Corrado per celebrare questa partenza che avverrà a mezzanotte. Ricordiamo, a mezzanotte in punto si parte per Noto a piedi, 20 km a piedi. Siamo pronti per andare a Noto, siamo già pronti. Sì, già siamo pronti. Ma è il primo anno che andate a Noto oppure? Il secondo. Per me è il sesto. Quanto tempo impiegate? 2 ore e mezza. Veloce, sì. Io so che gli altri stanno anche 4 ore. Vabbè, non siamo tutti che camminiamo veloci. Le donne di meno. Sì, però sì. Le donne le spingiamo noi. Quindi partendo a mezzanotte, alle 2:30 siete... 2:30, 3. Alle 3 siete a Noto. Sì. Cosa succede a Noto? Quando si arriva a Noto cosa succede? Entriamo in chiesa. Facciamo la preghiera. Ringraziamo San Corrado. Evviva San Corrado. Sì. Evviva San Corrado! Evviva San Corrado! La partenza, siamo quasi nella partenza, vediamo questo numeroso gruppo di persone già riunito vicino all'edicola di San Corrado. Ragazze, ragazzi, bambini, adulti, giovani, meno giovani, anziani, tutti stanno partecipando per andare a Noto a piedi, 22 km a piedi. È un'impresa bella, è una fede che solo Pachino e Rosolini ogni anno manifesta con questa lunga processione. È devozione, è da ammirare i ragazzi di Pachino, non tutti lo fanno. La folla è partita, mezzanotte, i ragazzi sono partiti puntuali a mezzanotte, sono tutti partiti verso Noto, anche quest'anno 2010. I pachinesi si recano a Noto per salutare San Corrado. Vediamo nella nicchietta la prima benedizione, la prima segno della croce, che è un augurio per una buona strada fatta a piedi, ricordiamo, scalzi,
fino a Noto, una devozione che da tanti anni, da tanti anni ormai si celebra, da diversi secoli i pachinesi fanno questo itinerario per fede, per devozione, per tradizione. Vediamo i piedi scalzi o con ciabatte o calze bianche per affrontare questo viaggio di 20 km. La folla è partita, anche quest'anno, viva San Corrado, le telecamere di Video Pachino sono presenti anche quest'anno in diretta streaming, siamo adesso in tutto il mondo e tutto il mondo può vedere queste meravigliose immagini che propongono questo camminamento dei pachinesi fino a Noto. Durerà 4 ore circa questo pellegrinaggio a San Corrado a Noto. Dall'edicola, ricordiamo, si inizia la processione dall'edicola di San Corrado, anche i bambini si segnano con la croce e inizia questo pellegrinaggio anche per loro, donne, bambini, ragazze, anziani, tutti in processione verso Noto per devozione. Vediamo ancora parcheggiare altre macchine per far scendere i familiari che le accompagnano poi dietro con le macchine fino a Noto nel caso di bisogno. È diventato mezzogiorno invece di mezzanotte, un lungo corteo di persone, di macchine si è avvicinato in questa postazione. Intere famiglie si recano a Noto. È bella questa processione notturna. Grazie a Video Pachino potete vedere tutto il mondo grazie alle nostre telecamere. Un lungo corteo di familiari va dietro ai parenti per dare aiuto nel caso qualcuno si sentisse male. Importante anche questo momento che inizia questo pellegrinaggio verso Noto dei fedeli di Pachino. Famiglie intere, bambini, giovani e meno giovani che si segnano con la croce per poi affrontare questi 20 km di pellegrinaggio verso San Corrado a Noto. Un gesto di devozione e di fede. Ci siamo spostati in un'altra postazione, siamo al bivio di San Lorenzo, a circa 20 minuti dalla partenza, e i primi pellegrini stanno già arrivando salutando entusiasti. Evviva San Corrado, evviva San Corrado! Bravi ragazzi, bravi, coraggio, forza! Correndo inizialmente dopo i primi 5 km. Ciao! Ciao! La gente è ancora sveglia, non stanca, e appunto vediamo arrivare i primi pellegrini che di corsa, a passo svelto proprio, stanno percorrendo questa lunga maratona di questa notte, 28 agosto 2010.
ciao. Siamo sempre dal vivo di San Lorenzo. La gente saluta entusiasta questa meravigliosa serata del 28 agosto 2010, quando i paghinesi si stanno avviando a piedi, a nuoto, per questa maratona, questo pellegrinaggio in devozione a San Corrado con Polonieri di Noto. Il gruppo in precedenza partito adesso sta arrivando a questa postazione di San Lorenzo. Possiamo vedere numerose le persone, i ragazzi con le lucciole in mano per sicurezza, ecco, e i giubbetti salvavita. Bravi, viva San Corrado! Che cavaliere, pure una volta che video Pachino! Famiglie intere, stiamo vedendo famiglie intere, bambini, ragazze, donne, uomini sposati, donne sposate, intere ciurme di gente devota a San Corrado. Questa notte del 28 agosto 2010 sta percorrendo la strada per Noto, una maratona che durerà 4 ore circa. Quante persone quest'anno sono intervenute a questa maratona? Vediamo proprio centinaia, migliaia di persone, di pachinesi che seguono questa antica tradizione in onore a San Corrado. I ragazzi fanno segno per essere visti. Salutate ragazzi, salutate! E le famiglie continuano il loro pellegrinaggio, dotati di luci fosforescenti per evitare incidenti.